forza, ce la faremo. Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo con Daniela Delle Foglie per presentare il suo libro L'amore va nell'umido, raccolta differenziata dei miei disastri sentimentali. Ciao Daniela. Ciao a tutti. Daniela molto adesso farà una cosa, non so se l'ha già fatta o meno, la in diretta adesso. Nella diretta, vediamo, condividerà il link della nostra diretta, dalla nostra pagina, sul suo profilo personale. Eccolo. In modo tale che anche i suoi followers possano vederla. È molto eccola bello, qua, adesso si sarà la mia bellissima voce in diretta, nella diretta, perfetto. Ok, fatto, eccoci. Così mia mamma, salutiamo mia madre. Salutiamo tutti gli amici di Daniela, tutti i parenti che avranno sicuramente letto il tuo libro. Sì, sì, che è un e poi memoir. È una cosa, diciamo, è un libro che in realtà avevo abbastanza paura che leggessero i parenti. Immagino. Non è quei libri che dici, sai, ho scritto un romanzo, parla di queste persone lontane, quindi essendo, diciamo, un memoir, ovviamente è un po', può essere un po' imbarazzante. Un libro su Tinder non è proprio il libro che vorresti, sì, diciamo, che leggessero i tuoi parenti. Assolutamente, ecco. Diciamo che comunque il tuo tratto distintivo è quello dell'ironia, quindi ci scherzi molto sui tuoi disastri sentimentali, appunto come l'hai definito nel giusto titolo del libro. E ecco, immagino che sia stato un po' difficile parlare del personale, insomma, delle tue situazioni più intime, proprio perché comunque racconti delle tue esperienze che magari racconteresti a delle amiche, esatto, piuttosto che, ecco, alla mamma, ecco, però lo fai in maniera ironica, quindi comunque... Sì, ci hai fatto sorridere. Sì, poi diciamo che facendo appunto stand-up comedy, che è una forma di comicità in cui alla fine ti metti a nudo sul palco e parli delle cose peggiori di te e che le cose peggiori che ti capitano, ero un po' rodata su questo, però vederle scritte in qualche modo è un po' perché rimangono lì, quindi è un po' diverso. Assolutamente, se senti degli annunci ovviamente perché siamo in libreria e siamo in diretta giustamente dalla libreria di Termini, che sapete tutti dove si trova. E dicevamo, io l'ho trovato un libro molto interessante, ma non solo io, perché sono andato al mare con questo libro, con una mia amica, appena l'ha visto, mi fa, che cosa stai leggendo? No, fammelo vedere, praticamente c'è ancora il suo segnalibro, lei in non so quanto, in pochissimo, si è letta 60 pagine. Quindi è un libro che sicuramente potrete leggere tranquillamente durante l'estate per passare poche ore spensieratezza, anche perché è bello uscire ogni tanto appunto dalla situazione di pesantezza di tutti i giorni. E questo però non vuol dire che sia un libro banale, perché comunque tu, Daniela, hai fatto un percorso in questo libro, hai descritto tutto un tuo percorso, sì, tuo percorso personale, che è nato grazie a un'esperienza che tu hai deciso di fare, che a me è sembrata quasi inizialmente, sorridendo, una sorta di esperimento antropologico, perché comunque... Perfetto! Perché appunto tu hai descritto varie categorie di uomini che hai incontrato durante lo scorso anno, suppongo, qualche anno fa, quindi eravamo un po' agli inizi di Tinder in Italia, nel senso che adesso Tinder è molto conosciuto, io era un'estate, quindi è un libro giusto per l'estate, che se siete un po' annoiate quest'estate, cioè, ci potrebbe essere questa tentazione di scaricare Tinder, che a me è venuta in quest'estate un po' particolare perché avevo preso la mononucleosi, che è una malattia che di solito si prende da ragazzini, cioè la chiamano, no, la malattia del bacio, quindi la classica malattia da festa delle medie, e invece io l'ho presa a più di 30 anni, e tra l'altro il mio medico di base mi prese anche in giro, tipo, mi disse, cos'è, frequenti i ragazzini? In realtà era un po' vero, nel senso che stavo vedendo un ragazzo più piccolo di me, però non così piccolo, e quindi ho passato quest'estate in Puglia su un lettino in giardino, perché ero veramente devastata dalla mononucleosi, perché sono come quelle malattie che se ti prendono da grandi ti devastano, come gli orecchioni, esatto, quindi baricelle. Ero molto 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 provata, e quindi ho passato quest'estate a leggere un sacco di libri, e poi ho detto, senti, scarichiamo Tinder, e da lì è nata questo studio, effettivamente uno studio, perché poi io ho utilizzato Tinder per capire anche determinate dinamiche, anche soprattutto lo utilizzavo anche in altri paesi in cui andavo a trovare la mia amica in Germania, l'ho utilizzato per capire lì come funziona,
Però poi l'ho utilizzata anche per conoscere persone di cui ho parlato in questo libro, cambiando i nomi, però sono storie abbastanza vere. Diciamo che ho raccontato quello, sì, Abbastanza, abbastanza vere, quindi quello sono un che po' ho di omesso magari delle romanzato. cose che non servivano ai fini del messaggio di questo libro, però sono tutte Certo. storie vere, insomma. No, ma infatti è un libro che in realtà almeno a me ha fatto riflettere in questo momento che stiamo vivendo un po' sulle relazioni, perché comunque il fatto già di mettersi su Tinder e senza avere la persona davanti inizialmente ti fa sentire come uno scudo protetto, quindi comunque tu appunto ti ci sei iscritta durante un periodo in cui eri magari Ero impresentabile, era impresentabile, improponibile a qualcuno, assolutamente. però magari ti facevi forza della tua essenza, del tuo essere, e non preoccupandoti di quello che era il tuo aspetto, un po' poi come hai fatto tu nella vita, perché il tuo lavoro ti ha aiutato anche in questo, e tu questo lo descrivi ampiamente nel libro, è ben spalmato in tutte le pagine, insomma, dall'inizio alla fine, perché c'è proprio appunto questo percorso. Io volevo sottoporti una sorta di gioco, Vai. tra l'altro. Mentre parlavamo mi è fatto venire in mente che ho dimenticato una cosa, però magari la facciamo recuperare dalla nostra Beatrice, che è qui che ci Ma riprende l'altro per gli potete altri salutare, social. c'è una scritta qui, Ah, c'è una ecco, abbiamo anche scrittrice qui. dei presenti, insomma, che assistono alla diretta. Se avete domande, giustamente Ah, ci sono fatele altri quando volete. presenti. Ah, ecco, vedi, abbiamo proprio in pubblico in sala, a debita A distanza, debita diciamo, distanza, no, eh? uguale. Tutti, ognuno ha un reparto diverso della libreria, però. Quindi io vorrei cominciare da questo. Ecco, facciamolo Ecco, vedere. vediamo. Molto importante. Molto importante, possiamo dire che è il primo uomo con cui tu hai avuto un rapporto burrascoso. Sì, oltre Dylan di Beverly Hills. Esatto. Sì, allora, cioè io diciamo per la prima volta ho raccontato questo mio problema con Max Pezzali, perché io Max Pezzali, premetto, bravissima persona, nel senso io non ho nulla contro di lui come persona, ed è molto amato, soprattutto comunque dai ragazzi della mia generazione, quindi Della gente nostra, della diciamo, nostra. infatti E io ho invece io ho sorriso sempre avuto un po' un tantissimo. problema con le canzoni di Max Pezzali perché sono sempre state, cioè sono scritte da un punto di vista estremamente maschile. Siccome questa cosa quando eravamo ragazzine non era strana, nel senso che noi siamo cresciute in un momento culturale in cui il fatto che ci fossero più libri o più film o più serie scritte da uomini era normale, quindi noi ragazze non cercavamo così tanto l'immedesimazione in una storia. Invece adesso le cose sono cambiate perché Certo. ci sono un sacco di sceneggiatrici, un sacco di scrittrici. In generale, diciamo, la società ha iniziato a capire che comunque le donne hanno bisogno anche di un altro punto di vista. E quindi io ho questo problema nei confronti delle canzoni di Max Pezzali perché comunque sono scritte da parte di un uomo e parlano delle donne molto come oggetto del desiderio, cioè la classica figa dell'estate Esatto, in cui non infatti ti puoi guarda, ti ho fatto anche immedesimare. quest'altro Esatto, tatuaggio, anche penso sia il tuo questo. CD preferito, immagino. Questa, Cioè, è proprio la esatto, regola sì, dell'amico è che la tu. regola dell'amico che cito nel Esatto, libro, citi perché nel quella libro. canzone dice: ma chi di noi era la figa di cui tutti gli amici erano innamorati? Di solito eravamo quelle che stavano dall'altra parte della barricata, magari innamorate di uno che è innamorato della figa che non lo caga. E quindi Esatto. diciamo che sostanzialmente l'idea è che poi finalmente invece sono arrivate sul panorama italiano, ma internazionale, appunto cantautrici i cui testi ci possiamo E qui ti volevo, immedesimare. infatti, la prima che Ecco, cedi è proprio sì, questo lei è album proprio. Masterpiece, a mio Lei è proprio. parere. Io tra l'altro ho sviluppato una passione per il Canada soltanto grazie a Soltanto grazie lei. Poi a Lani. sono finita in Canada a fare uno stage probabilmente solo per lei, perché Ah, non ecco, c'era perfetto. alcun motivo. Beh, Io, beh, questo libro, cioè questo disco è spettacolare. spettacolare, ancora oggi si ascolta Questo disco è veramente. spettacolare. Lei comunque, diciamo, ha un po' rotto la tradizione delle donne che soffrono per amore e quindi scrivono canzoni tristi per amore, perché lei ha scritto una canzone incazzata che è You I Don't Know, e quella canzone lì per me ha rotto un po' I canoni, i canoni, e diciamo. quindi l'ho fatta subito mia. Esatto, appunto, è un libro che parla di
di uomini, ma sostanzialmente anche di donne, perché tu vuoi dare anche un messaggio, una sorta di vademecum alle ragazze, alle donne che leggono il tuo libro, ma non solo, perché io non inizierei soltanto alle donne come libro, Sì, ripeto, io l'ho potrebbe trovato anche, sembrare, nel senso che esatto, sembra un un libro che libro comunque indirizza femminista, e appunto proprio la... come femminista io ho Ah, portato lei è anche, mio... vabbè, lei lo è so, la il mia... tuo idolo, Lei è la però mia anche, passione recente, però voi direte, ma esatto, perché tu? Perché ho in portato effetti Red proprio perché sì, tu perché c'è dici una che All Too canzone che Well, che è io la tua cito, che è preferita, una esatto. canzone che io amo e che in realtà collegavo al mio analista, penso che mi stavo messa bene. È una canzone che parla del lasciarsi e io non so, cioè la collegavo perché in questo libro, diciamolo, parlo anche molto di un percorso di analisi. Infatti vorrei dirti che già dalle, non dalle primissime pagine, però a un certo punto, da come tu scrivi, io almeno ho percepito subito che si trattasse proprio di un percorso quasi di autoanalisi che tu facevi con te stessa, che poi in realtà hai confermato durante la continuazione, insomma, della lettura del libro. Perché tu ti sei rivolta poi effettivamente a un analista. Però non voglia, non Non spoileriamo spoileriamo troppo perché comunque perché comunque diciamo che è una storia interessante e poi interessante fondamentale. Diciamo che è quella fondamentale, sull'analista. E sì, no, io questo libro in realtà nasce proprio come il dai. Come per... frutto di quelli che sono stati questi anni di analisi che sono stati paralleli agli anni su Tinder, quindi c'è questo perenne parallelismo, cioè io appunto uscivo con ragazzi e poi ne parlavo con il mio Col tuo analista. analista e poi appunto ci ho Però scritto un basta, non diciamo libro. niente. No. Infatti, uno degli indizi riferiti al libro era proprio, guarda, 12 luoghi lacaniani Ah, della ecco. Sì, psicanalisi. Proprio ho preso proprio esatto. la specifica del lacaniano Esatto, perché perché sì, parlo in realtà, di facciamo vedere questo. questo libro molto serio, che vicino a Taylor Swift direi che ci sta molto Ma io bene. preferisco Taylor Beh, Swift, devo dire non so io. anch'io, posso dirlo, però... però no, sì, lacaniani perché io ho fatto un'analisi lacaniana, che è un'analisi molto particolare, che racconto in questo libro, io racconto proprio come avviene anche una seduta d'analisi, cosa Esatto. succede nella sala d'attesa, perché sembrano, noi siamo abituati, no, magari nei film a vedere classiche scene di terapie, no? Invece l'analisi lacaniana è molto particolare e si basa molto sul transfert, di cui io parlo Ok, molto molto nel libro. in E questo diciamo che libro. anche era molto particolare questa analista al quale tu È poi ti molto sei particolare, nel rivolta. senso che era molto, diciamo, molto bon, Molto possiamo figo, dai, dire. diciamolo, era molto figo, ormai. Basta, se no poi non ci trovano gusto nel No. leggerlo, io direi di fermarmi qui. Vediamo qui che arriva. Questo in realtà è un libro un po' preso a caso perché non trovavo dei libri che potessimo aiutarmi nella fretta prima della diretta. Vediamo, Guardiamo, vediamo. vediamo un po' se riesci. Questo è Antonio Mazzi. Amo i ragazzi Ah, cattivi. beh, ma questo è molto Cioè, però mi sembrava interessante. in realtà simpatico perché Certo, non l'ho certo. letto, ti dico, non conosco il contenuto rispetto magari ai Io penso dischi che che è abbiamo. una delle letture che possiamo consigliare per l'estate accanto Probabilmente. al mio libro, però ci Infatti, sta molto bene, effettivamente, l'amore guardate. nell'umido. Molto Amo i bene, ragazzi carino. cattivi. Ecco, Sì. c'è qui Beatrice che ci fa. Perfetta. No. No, io penso che lo leggerò quest'estate perché non l'ho letto e diciamo che in questo mio libro ci sono ragazzi cattivi, possiamo dirlo, perché poi c'è questa cosa, no? Dipende, secondo me, dalla... Cioè, nel senso uno dice sempre ragazzi cattivi, sì, ok, ma tu come sei stata poi? Sei stata brava? Cioè, nel senso che a volte una persona è cattiva nei tuoi confronti o stronza anche perché magari tu metti in atto determinati comportamenti o Esattamente. magari appunto diciamo io parlo in questo libro anche di una certa tendenza a cercare un tipo di persone che magari sfuggono. Ora chi fugge non è che per forza cattivo, magari c'ha i suoi motivi, Esatto, quindi... diciamo che il fenomeno del ghosting del quale tu sei stata vittima, come io, come penso tutti, C'è chi forse un si sia poi... episodio che non so se mi ricordo se ho raccontato Sì, io mi nel ricordo infatti che libro, c'era... di un episodio invece di una volta che mi è successo su Tinder di un ragazzo che non si è presentato No, non all'appuntamento. mi sembra che Non l'ho questo... Non l'ha raccontato, raccontato, quindi questa cosa, abbiamo una questo chicca è in diretta. un contenuto extra. Mi ricordo che questo avevo preso appuntamento con questo ragazzo che sembrava molto interessante, c'era cioè un montatore, lavorava nel cinema, quindi avevamo cose in comuni.
in comune. Prendiamo questo appuntamento nella piazzetta di Monti. Io mi presento alla Oddio, lo so che piazzetta di forse in realtà questa Monti. cosa, non so se l'hai Non nominata, lo metti so, qualche, però c'è una vedo questa reminiscenza, non so. piazzetta di ma non mi ricordo. A un certo punto, insomma, aspetto lì ore, ho aspettato 2 ore massimo. A un certo punto c'era un senza tetto che si è avvicinato e mi ha detto: guarda, se ti fa aspettare così tanto non ne vale la pena. Mi ha detto così. Mi sa che non l'ho messo No, in no, no, libro. questa Ma te sai che mi dicitura ha me la sarei detto ricordata, così? me la sarei sicuramente Sì, mi è segnata, te l'avrei tornato chiesta, alla però mente no. di recente questo fatto, quindi... Elisa, ti scrive libro davvero carino. Ecco Elisa della Oh, Posta, salutiamo. molto Ciao Elisa. contenta. E quindi no, quindi è un'altra... Quindi capita anche... Su Tinder capita anche appunto che oltre al ghosting può capitare proprio persone che hanno, diciamo, dei profili non proprio veri o che magari vogliono solo Fake. chattare e non ti Non ti incontrano. incontro, non è vero, questa è un'altra delle dinamiche che comunque si riscontra con questa applicazione di incontri che sono ormai è molto frequente proprio il rapportarsi con l'altro, perché come dicevo prima, secondo me c'è anche questa sorta di barriera che si crea tramite uno schermo, che anche se poi non si vuole incontrare quella persona, però tendiamo magari anche più a aprirci rispetto a come faremo con una persona che conosciamo, proprio perché d'altra parte c'è un completo sconosciuto che apparentemente sembra che non ci giudichi, no? Sì, Quindi. no, e poi secondo me anche il fatto che comunque con la questione dei social, cioè con Facebook, con Anche Instagram, in cui narcisismo. siamo abituati comunque ormai a mostrarci attraverso le foto, il fatto di conoscersi su Tinder è diventato quasi automatico, cioè tu conosci di una persona prima una foto, che è una cosa Esatto. però molto strana, nel Ma è senso brutto perché che... tu, infatti, tu un passaggio del libro lo dici. A chi siamo noi, insomma, per giudicare da una foto una persona Sì, se quella potrebbe essere magari adatta è a noi, se è perfetta. perfetta, però magari quella Magari la foto foto, è venuta perché come dici tu, male. magari ti inviterei proprio a leggere un Esatto. passaggio Sì. riferito a questo, proprio delle foto, se ti va, giusto, te lo chiedo, insomma. Io direi questo, in cui Sì, racconto qui quando ho racconto. iniziato, quando ho deciso di installare Tinder. Sì, anche perché poi si riallaccia a questo discorso delle foto, secondo me. Vado. Vai, vai. Ecco in cosa avevo bisogno di tornare a credere dopo un mese in pigiama, quando ho cliccato Installa sullo schermo del mio iPhone e sono entrata in un mondo fatto di stelline, cuoricini da distribuire a uomini più o meno chilometri di distanza da me. La cosa bella di Tinder è che per essere valutata basta caricare le tue foto migliori. Non devi sforzarti di farti lo shampoo, passarti il rasoio o sistemarti quella faccia di merda. Puoi tranquillamente flirtare da casa senza che nessuno veda quanto fai cacare in realtà. Così ho scelto 4 foto e ho scritto una didascalia semplice ma forse un po' generica. Scrivo TV, faccio cose buffe, ignorando che quel faccio cose buffe sarebbe stato frainteso o volutamente traslato dal 90% degli uomini di Tinder. Che cose buffe fai? A letto? Non ci ho messo molto a capire che tutto, davvero tutto, quello che viene scritto nella chat è ricondotto all'antico, ma sempre attuale, incontro di un pene con una vagina. Grazie, utente medio di Tinder, presto bloccato, che come Caronte mi hai presa per mano e fatto rientrare in quella selva oscura, popolata di tanti uomini orribili e moltissimi animali esotici. Una cosa mi ha subito colpito, la quantità spropositata di uomini fotografati accanto ad animali improponibili. Ho passato ore a guardarli cercando di capire in base a quale assurdo criterio avessero scelto proprio quelle foto per esporsi con l'altro sesso. Per quale motivo una donna dovrebbe voler andare a letto con uno che bacia un delfino? O arraparsi davanti all'immagine di un uomo sdraiato sul bagnasciuga accanto a un cammello? Ma questo non è neanche il peggio, perché il peggio su Tinder sono e sempre saranno quelli che si fotografano con la mamma o con la nonna. E vi assicuro che a volte è davvero difficile capire se si tratta della nonna o di un cammello. Questa è storia vera, nel senso che io sono veramente rimasta scioccata da Scioccata da queste foto. queste foto. Credo ce le ho anche tutte, no? Ah, ce le ha tutte screenshottate, Screenshottate di questi perfetto. uomini accanto a questi delfini. Ma Se non ci fosse il discorso tanti! della privacy, ti chiederei di Esatto, mostrarle, però non ma no. possiamo. Però c'è C'è. la foto del cammello, esiste, C'è. c'è. Cioè, Che magari assomiglia uno alla il nonna, fascino, no, ma era. il fascino dell'esotico, chi no? ne sa, magari Poi forse è magari rara. oppure pensano agli uomini a cui piacciono, insomma, gli animali. Però non è che sono gattini, dici, sai, un uomo si fotografa con un gattino, no? Poi
Posso capire, no? Ma secondo me E forse invece lì il era, come dicevi, il delfino. fascino. Ah, il delfino. Delfino, il cammè, cioè tipo esotico, un po' l'uomo Esatto. avventuroso, ecco. Bravo, è magari un uomo che viaggia, che non ha Esatto. paura. Quindi, non ha paura, dipende. Tu forse ne hai più esperienza a riguardo. Non so se Beatrice ha letto il mio messaggio, no. No, lo leggo Dovresti però subito. non lo dire, non lo svelare e farmi questa cortesia perché ho dimenticato una cosa. Però nel frattempo, io ovviamente svelo tutti quelli che sono i miei errori, cose che non, il brutto della Ma è giusto diretta. perché questo libro parla proprio di essere Ma sinceri infatti devo dire che sulle questo proprie libro, imperfezioni, i esatto. propri errori, i propri sbagli, Brava, è quindi è proprio, a me mi ha giusto così. dato una marcia in più, mi ha detto, guarda, mi è proprio cambiato l'umore, ho detto. Ero sempre lì, ho detto, ah, depresso, diceva, ah, ma mi faccio schifo, poi ho detto, vabbè, ma Daniela come fa? Però lei ha fatto un po' di palestra, diciamo, perché comunque tu... Di palestra non No, vera, palestra quella non, la odio non purtroppo, mi ci permetto, sono guarda, lo ancora, dici tu, io devo non mi permetto. tornarci, ancora ci sono tornata una volta Pure sola dopo il lockdown, io. però ci Esatto, tornerò. ma io neanche dopo lockdown, è un anno, guarda, che non ci vado e non sto bene così, però diciamo che invece in realtà mi ha un po' spinto a volermi di nuovo più bene, come quello che poi hai provato a fare anche tu nel libro e quello che tu poi insomma descrivi nel libro. Sì, perché Me? poi è questo, diciamo, uno dei messaggi Esatto, il forte, no? messaggio forte Cioè del che, libro. tipo, noi siamo abituati appunto a mettere like agli altri, no? Però non mettiamo mai like a noi stessi, perché, anche perché è una cosa da sfigati mettersi like, Sì, però a bravissimo, perché livello se poi vedono invece, il cuoricino, esatto, piace a... però invece a livello, diciamo, metaforico come Certo. messaggio, l'idea è che noi dovremmo imparare a metterci dei like, cioè a Assolutamente, imparare a anche perché piacerci. viviamo sempre più delle relazioni consumistiche sostanzialmente, quindi tutte quelle che sono le relazioni sono delle relazioni soggette proprio come quelle che, di Tinder che tu descrivi, sono questi uomini, io non so se poi tu, anzi... Forse qualcosa lo so perché ho letto il libro, però chissà se Daniela poi questi uomini li ha rincontrati o Ma meno. c'è qualcuno con cui sono Qualcuno rimasta in in contatto. contatto, uno diciamo dei vagamente, cioè non Ma tanto. Friends with Benefits No, oppure no, no, no. E anche ecco. che ha letto il libro che è rimasto anche colpito da come avevo Esatto, infatti volevo chiederti proprio se... rianalizzato la Se storia. qualcuno di questi uomini poi ha letto il Sì, uno libro, sì, perché... mi ha mandato un bellissimo messaggio sul Ecco. fatto appunto Poi mi che dici chi, in sì, molto privato mi dici lontano. chi, nel Però sul senso... fatto, insomma, che aveva capito delle cose anche su di lui, Sul proprio suo sulle modo di dinamiche anche comportarsi. relazionali, per quello dico che potrebbe essere interessante che gli uomini lo leggano proprio per questo, perché a volte magari si ritrovano in dinamiche che hanno vissuto da Protagonisti. protagonisti, come appunto magari, cioè, non hai scritto a una tipa, oppure una tipa ti è stata particolarmente addosso un periodo e tu hai pensato, in realtà magari questa persona voleva solo delle risposte, no? Quindi secondo me potrebbe essere interessante, cioè, nel senso, No, sì, non è un certo, libro che da rappresenta leggerlo da un tutte altro le punto di donne, vista, però è un libro assolutamente. che, cioè, è un tuffo nel cervello di una donna, che Esatto, era un che po' si fa un po' di incasinata in pippe quel periodo, mentali, diciamocelo, esatto. perché Daniela se ne fa parecchie in questo Sì, libro di pippe sì, mentali, è sì, sì. anche carino leggerle perché, ripeto, lo fa proprio a suo modo e fa veramente sorridere, specialmente la prima parte del libro è esilarante, infatti è piena di riferimenti culturali a noi millennials. Sì. Quindi per quello io mi sono molto ritrovato, ti giuro, anche la mia amica che l'ha letto poi questo libro, ti ripeto, in spiaggia, sta ancora lì, quando me lo presti? Ho detto, aspetta, dopo la diretta ormai t'attacchi, perché mi serve, perché me lo devo fare firmare, voglio una bella dedica, che non so se lo sapete, ma Daniela dopo si fermerà in libreria per firmare le copie del suo Sì, libro. lascerò dei Non so messaggi. se siete inciampati in questa diretta e vi trovate nei pressi di termini, vi invitiamo insomma a farci un saluto se siete stati incuriositi dal libro. Beatrice, penso, è tornata a mani vuote, quindi Mi quello... stanno cercando Ah, con i stanno nostri cercando. potenti Ok, mezzi. quindi vabbè, io mi riallaccio però a Don Mazzi a questo punto, visto che comunque qui siamo a Sì, mani comunque la vuote. religione fa sempre Esatto, parte, brava, no, proprio perché la religione fa in qualche modo parte, ma anche proprio della tua vita, perché della poi mia vita. diciamocelo che... Perché poi io ho scritto il libro precedente, sempre per Esatto, Mondadori, che si chiama La felicità che delle era una delle cose che suore, volevo, ma non c'era. che è, Diciamo. okay, che è un libro, in realtà è diverso, un romanzo.
Il titolo sembra un libro serio, La felicità delle suore. In realtà anche in quel libro si Ma ride guarda, la molto. copertina, io Dalla non lo copertina, direi mai, com'è infatti. bellissima questa Infatti. copertina, che è molto carina anche quella dell'altro Sì, libro, che ed è un recupererò. libro che parla sostanzialmente di una storia d'amore tra una ragazza che è appassionata di porno e un ragazzo che è un, diciamo, un fondamentalista cattolico, cioè un ragazzo estremamente cattolico che non ha mai visto un porno in vita sua. Quindi questo tipo di incontro è abbastanza particolare. Io racconto appunto questa pseudo storia d'amore tra questi Questi due due antichi. personaggi, diciamo non è autobiografico come questo, però sicuramente ci sono delle cose Ah, quindi tu che hai hanno conosciuto fatto. un Certo, cattolico. Però non è conosciuto. presente in questo E libro, no, perché perché fa qui non parte c'era, fa appunto quello di un post. dell'altro, non lei Diciamo che è è difficile trovarlo su pre-Tinder. Tinder. Ma Cioè, dici, ma t'ammazzi, non lo so, i guarda, bravi non ragazzi direi mettono. perché ma non vorrei entrare in discorsi, insomma, che non, forse non sono No, forse sì, appropriati, però però esiste secondo me un'app sì. per i cattolici, sai? No, questa Sì, non mi ci sono iscritto, quindi non lo so, a esiste differenza di un'app per Tinder. appuntamenti per cattolici. Anzi, ti devo maledire perché io avevo cancellato, ho deciso di cancellare queste applicazioni per andare a ricordarmi un po' come quali Hai fossero le visto? dinamiche Sì, la relazionali scusa. tra le persone. L'ho riscaricata. No, non è una scusa, è effettivamente la verità, perché ho detto, oddio, aspetta, ma com'era qua? Come funzionava? Poi ho detto, voglio dire che effettivamente come mi relazioni con un'altra persona dall'altra parte. È stato per adesso un fallimento, anche perché poi non ci sono stato troppo presto, A perché poi parte che diventa una bisogna capire, sì, dipendenza. La diventa un cosa po' la brutta di queste dipendenza. chat è che creano dipendenza e come tutte le dipendenze non sono sane, quindi forse è meglio un Anche qualche i social creano i social, dipendenze, quindi assolutamente siamo. figurati una cosa come Tinder, in cui poi puoi chattare veramente ore con Ma sconosciuti, non diciamolo so. anche che Instagram e Facebook in qualche modo sostituiscono anche queste app, perché Sì, ormai è ormai sempre più di ci si tendenza incontra. incontrarsi sempre basandosi sulle foto delle persone, comunque dei contenuti che non si. Ma guarda, qui proprio dal Bravissimi! Ah, niente ecco, e altre abbiamo. cose. Oh, qua abbiamo. Un È arrivato un applauso. Ci applauso ai nostri ricommetti, addetti e alla fornitura della libreria che da zero, insomma, che avevamo. Aspettiamo qui. Che io era proprio questa in realtà che volevo, perché tu citi questa nel sì. libro, che è Sì, un esatto, altro punto cardine del tuo percorso. San Francisco, che è una città di cui io parlo in questo libro perché racconto, diciamo, un Di un incontro che incontro, però non lo sveliamo avviene troppo. a San Francisco. Ho fatto questo viaggio ormai 2 anni fa, 3 anni fa, un'estate. Sono stata a San Francisco dove ho una cugina americana, cioè è una cugina che diciamo, alla lontana tramite cugini di mia nonna emigrati in America. Mia nonna ha mantenuto questi contatti con questi cugini, quindi ho ereditato questa famiglia, diciamo, americana. Insomma, sono stata ospite da lei, ma fondamentalmente sono andata lì perché appunto dovevo incontrare questo Questo ragazzo. personaggio. E quindi, diciamo, San Francisco fa da sfondo a questo incontro, ma è una città a cui sono molto legata e nel libro parlo anche di alcuni posti in particolare Esatto. che credo assolutamente siano citati, tipo il Dolores Park, che è un parco nel quartiere messicano di San Francisco, che è uno dei miei quartieri preferiti. Però parlo anche di un'altra città che non c'è, Portland. perché Portland è una città sottovalutata dalle guide turistiche e Che invece ci dovrebbero non lo so, in tutti realtà ho chiesto andare. questa perché ero sicuro che ci fosse. Portland, Portland è in visto. Oregon, è una città dove invece vive una mia cugina americana, italiana, che si è trasferita lì per Infatti. lavoro, ed è una città che rappresenta il meglio, diciamo, dell'America possibile. Ecco, presente l'America anti-Trump, l'America appunto aperta alle diversità, quindi è un posto dove è facile sentirsi ok, cioè A quando qui proposito di questo, volevo chiederti, tu il libro è stato pubblicato a marzo, a giusto? marzo, sì. C'è una sorta di quasi profezia in qualche modo nel libro, perché tu citi poi un movimento che è Sì, è diventato, vero. diciamo, risonante, In questi purtroppo negli ultimi ultimi mesi. mesi, a fine maggio, in particolar modo dopo la morte di George Floyd, Sì. che è Black Lives Matter. Sì. E infatti, come poi tu, che
Ti sei sentita? Perché poi effettivamente tu lo citi nel libro e hai detto, cavolo, ma quando l'ha Sì, scritto? Non so se c'è stato. perché Portland è una città che è avanti rispetto al resto d'America, rispetto al resto del mondo, quindi io ero rimasta molto impressionata da questa cosa che racconto nel libro, cioè nel fatto che davanti alle case ci fosse appeso questo cartello nero con questa scritta bianca, che poi adesso è diventato, possiamo dire, mainstream. Sì, Prima non lo adesso sì. era, cioè anche come, tipo, come slogan, no, non era uno slogan così mainstream, Portland lo era già. Perché Certo. tra l'altro l'Oregon è uno stato anche con poca presenza di afroamericani, quindi in realtà anche particolare questa cosa, però è una città estremamente aperta appunto nei confronti di tutti, e quindi sì, quindi quando in effetti poi l'ho postato, poi quando ho postato la foto che avevo fatto a Portland di questo cartello che risale appunto un po' di anni fa e che adesso è super attuale. Assolutamente. Ritornando a San Francisco, oltre, diciamo, una svolta nella vita sentimentale che ti ha dato poi una spinta, in qualche Laura modo, anche Castro da un punto di vista professionale, hai visto le differenze rispetto alla tua professione di comica, no? Sì. Perché hai visto come le donne vivessero in maniera totalmente differente, la comicità, quindi l'essere comica rispetto magari come può essere visto qui da noi. Quindi in qualche modo ti ha dato un aiuto. Sì, perché comunque diciamo che la stand-up comedy poi è un tipo di comicità che nasce appunto in America, quindi già questo chiaramente è un motivo per cui loro sono molto più avanti rispetto a noi, la scena italiana è molto piccola ancora e in Italia ci sono poche donne brave, tutte molto brave ma sono poche. E, mentre in America sono tante, sono tantissime, cioè nel senso che quando vai a vedere una serata di stand-up comedy ti capita tranquillamente, cioè ci può essere una scaletta fatta di anche più donne rispetto a uomini o comunque pari, cioè, invece in Italia è molto difficile, di solito c'è, cioè, appunto a me mi è capitato spesso di essere l'unica donna della serata o comunque in due, quindi è molto, Sì, non è e frequente. indubbiamente è così. Detto ciò, questo cambierà sicuramente perché appunto in Italia è ancora una cosa che non tutti conoscono, quindi molte ragazze si affacceranno a questo nuovo tipo di comicità, però quello che mi ha sempre fatto impressione negli Stati Uniti, andando a vedere queste serate di Open Mic, cioè microfono aperto in cui chiunque si poteva iscrivere e parlare, era il fatto che molte donne si presentavano sul palco in tuta, cioè nel senso In Italia è quasi fregandosene completamente, esatto. non c'è un modo giusto di andare sul palco, nel senso che non dico che è sbagliato mettersi un rossetto, andare coi tacchi, ognuna sul palco deve andare come cazzo vuole, quindi chiaramente io parto dal personale, io sempre, siccome avevo, ho ancora, perché non è che ho risolto tutti i problemi con me stessa, avendo questo rapporto complicato col mio corpo, col mio modo di apparire, andare sul palco voleva dire espormi, quindi cercavo sempre cose, cioè vestirmi in maniera, in modo da essere presentabile, no? Come se fosse importante, quando la cosa importante lì era far ridere. E quindi l'idea di vedere delle donne che andavano sul palco per far ridere e basta, fregandosene completamente del loro aspetto, per me è stato abbastanza illuminante. Che poi anche questa cosa che tu hai appena detto è un po' uno dei punti del libro, lo ripetiamo, perché il sentirsi imperfetti, il sentirsi sempre inadeguati è poi una delle cose che ti ha spinto a scaricare questa applicazione per ricercare poi l'approvazione da parte degli uomini, che Esatto. è quello che sostanzialmente un po' a tutti fa piacere, appunto, sentirsi appagati da un complimento che ci possono fare. Sì, però è un'arma a doppio taglio, nel senso che, cioè, l'autostima non può dipendere dagli altri, Assolutamente quindi no. per me, io Questo ho fatto questo percorso. percorso sbagliando, nel senso che installare Tinder per sentirsi carine assolutamente sbagliato, perché uno, perché comunque diciamo, la maggior parte ti faranno complimenti perché vogliono uscire con te, Per un quindi, solo motivo, quindi è diciamolo, che è inevitabile. proprio scontato, però. Però è proprio sbagliato l'idea che la tua autostima dipenda dal giudizio di Degli un altri. uomo o dal giudizio degli altri, è completamente sbagliato, quindi.
E quindi anche la questione dei complimenti vanno benissimo, però non servono a alimentare la tua autostima, cioè te li prendi, dici grazie, ok, però poi se non sei tu a sentirti in pace con te stesso è più complicato. Non so se la signora Grazie, magari è penso di prendere interessata all'acquisto questa del cosa libro di nella mia Daniela, vita. probabilmente, forse sì, forse no. E dicevamo, siamo stati interrotti Sì, no, dicevamo la questione di dei Tinder, della Tinder che ricerca fate della ricerca dell'approvazione. dell'approvazione negli altri, che poi sta il discorso, è il discorso che riprende un po' tutti i social. Instagram si basa sostanzialmente su questo, sui like. C'è stata poi tutta quella polemica riferita al fatto del togliere il numero dei like da Sì, Instagram. era una Adesso, polemica comunque legata a chi ci vive con Instagram, cioè che assolutamente, più che a altro noi per gli comuni mortali che influencer. ci frega, cioè noi vogliamo solo vedere se quello che ci Ci ha piace ci ha messo il messo cuoricino, like, capite? cioè Invece no, perché esatto. puntualmente potrebbe essere anche sì, ma perché te l'ha messo e poi non ti contatta? Perché poi tu ti Esatto, fai tutte queste beffe tutti, esatto, mentali che ci sono in che ci questo sono in questo libro. libro, e quindi se vi interessa, perché comunque se siete dei chat addicted, sicuramente lo rifacciamo rivedere il libro di Daniela Delle Foglie, anche al pubblico qui presente, che è L'amore va nell'umido. Raccolta differenziata dei miei disastri sentimentali, troverete tutte le sue, diciamo, Disavventure disavventure e pippe e mentali. pippe mentali. Non lo volevo ripetere, volevo trovare un sinonimo, ma una cosa un po' più elegante, non so, Va perché bene, non pensavo ancora ai rende. cani, mi porto No, pippe no, mentali e grazie. elucubrazioni. È così che Daniela fa. In merito, insomma, ai suoi incontri, perché questi uomini non l'hanno ricercata e perché quello si è comportato in quel modo, cose che facciamo tutti, quindi secondo me vorresti Sì, riconoscere poi mi nelle sono sue arrivati un parole. po' di messaggi, insomma, di lettrici anche durante il lockdown che chiaramente mi scrivevano sui social dicendomi appunto che si sono ritrovate tantissimo o che l'hanno consigliato alle amiche, perché è il classico libro da consigliare a quell'amica, tutti abbiamo un'amica che si è infognata male, no? Storie con uomini sempre sbagliati o comunque, no? Che magari tu le dai dei consigli ma non li ascolta mai o comunque non capisce quello che le consigli, e quindi è il classico libro che secondo me è da consigliare a quelle che dicono appunto: ma perché trovo solo stronzi? In realtà è il motivo, cioè, La foto di c'era un. No, Tommazzi è un caso, sì, no, è diciamolo, è solo perché si perché lui trovava, ha scritto questo certo. libro, e, che adesso comprerò. E, però sì, ecco, appunto, cioè, perché uno incontra sempre persone sbagliate? C'è sempre un motivo. Cioè non può essere solo il caso, Assolutamente. la fortuna, c'è sempre un Sì, motivo e infatti tu sei questo andata un po' alla bisogna ricerca di, ricercarlo. esatto, sei andata un po' alla ricerca di scoprire perché ti innamoravi, comunque infatuavi, cioè ricercavi, ti relazionavi sempre con determinati tipi di persone che, diciamo, in qualche modo potrebbe, leggendo almeno parte del tuo libro, sembra quasi masochista. Quindi è in realtà una problematica che è sempre più comune, che molti di noi potrebbero riscontrare, perché tante volte siamo anche portati quasi alla ricerca dell'amore, non tanto della persona stessa, non ci preoccupiamo di chi abbiamo davanti, quanto della ricerca spasmodica dell'amore, dell'essere appunto accompagnati, piuttosto che appunto di relazionarsi e trovare veramente un match, per citare Sì, ma Tinder. perché poi ci preoccupiamo di piacere a qualcuno, cioè l'idea in questo libro racconto tanto la cosa che io avevo bisogno di sentir dire che andavo bene, quindi l'approvazione, il piacere a qualcuno e non mi chiedevo mai, ma poi a me questo qualcuno piaceva davvero, quindi Esatto. questo anche a volte uno cerca ossessivamente l'amore ma non sta cercando poi l'amore, anche perché poi l'amore è complicato, non è che uno Esatto. pensa che l'amore sia quello che risolve, e non è così, perché No, poi arrivano anche credo che, altri come problemi. dici tu, e penso, suppongo, insomma, che tu sia d'accordo con me, che il vero amore è prima in noi stessi e poi negli Sì, è altri, molto sostanzialmente. difficile, perché se non stai bene con te, se non stai bene con te Non stessa, se riesce non hai a stare. risolto, è proprio di tenderai, diciamo, a sabotare anche una relazione Esatto, felice, quindi è molto assolutamente, sono d'accordo importante stare prima bene con con se se stessi. stessi, che è il messaggio, diciamo, uno dei messaggi che dà il libro di Daniela. Qui hanno scritto delle cose, che salutiamo Sofia Sirelli che dice grande Salutiamo Dani, Sofia.
Linda Anche Fava che Linda. dice viva l'umido con i cuoricini. Non so se ci sono altri messaggi. No. Un'altra cosa, io ti chiederei. Faccio un po' lo ragazzo cattivo per citare Vai. Leon Mazzi. Di solito si consiglia magari a chi potrebbe interessare, tipo, chi vorresti che non leggesse il tuo libro, insomma? Tolti i parenti, che ormai Tolti i l'hanno parenti che l'hanno letto, e ormai che cosa l'hanno ti hanno detto? letto. Sono curioso, non No, so, qual è devo stato il loro dire che feedback? alcuni parenti, cioè tipo mio zio mi ha mandato un messaggio molto bello, io non pensavo assolutamente che lo leggesse, perché cioè. Invece l'ha letto e siccome poi nella seconda parte del libro parlo anche un po' della mia famiglia e dei miei nonni, anche sempre in relazione a quella che abbiamo, quella che è la visione dell'amore che Certo. abbiamo, e mi ha detto che sei molto commosso in quelle pagine in cui parlo, quindi mi ha fatto piacere, però chi, quindi a chi non Secondo consigliere? te chi ha sconsigliato il tuo libro? Ma secondo me persone che non si mettono in discussione. Perché le persone che non si mettono in discussione e si sentono Arrivate, arrivate o certo. realizzate o perfette, è difficile che capiscono un libro del genere. Quindi questo è un libro fatto per chi sa che non siamo perfetti, quindi persone che vivono, no? Cioè persone che autoalimentano costantemente la propria immagine di sé, perché poi magari hanno dei problemi ma non li vedono, è difficile che possono capire. E c'è tra questi uomini uno che non leggerebbe mai il tuo libro, di quelli che tu hai raccontato, nel senso proprio uno che secondo te si credeva. Che non leggerebbe o che non dovrebbe leggere, sono due cose diverse. Entrambi, ti direi entrambi, poi Perché lo hanno vediamo letto, cioè molti di quelli so che un po'. l'hanno L'hanno letto, però letto. nessuno ti ha mai detto niente perché non ha avuto il No, non è coraggio. vero. Uno appunto mi ha mandato un messaggio, un altro sì, non mi ha detto direttamente, mi ha detto che gli è piaciuto. No, allora, secondo me ci sarà sicuramente uno, cioè nel capitolo Dottor Jekyll e Ok, Mr. Hyde, cioè quella parte in cui, dottoressa, ti sì, correggo, ti dottoressa, correggo. c'è uno che secondo me non lo leggerà mai e che forse anche non dovrebbe Non leggerlo, leggerlo. quindi. Perché magari Che però parlo. non è un incontro fatto con No, Tinder, un diciamolo. Quindi, incontro perché post Daniela, Tinder. tra l'altro, non Ah, poi mi racconta hanno visto. soltanto. Quello è un capitolo che devono leggere assolutamente. Non Chissà, spoileriamo no. perché. Chissà se Quello l'ha vale, che poi non è un letto. capitolo solo, poi parecchi capitoli, però quello va sicuramente. Infatti, Chissà se l'ha letto, non lo so. Non lo so. dai, nome e cognome, però ormai Gli siamo in qualche mandiamo un modo a distanza. messaggio e Gli mandiamo un chiediamo. messaggio, una mail, scusi. Scusi, ma lei l'ha letto? Ci faccia sapere cosa ne pensa. Probabilmente in realtà l'ha letto e Probabilmente farà sì, delle conferenze su sul caso questo. analitico. Quindi uscirà un libro Infatti, se tipo non sbaglio, tu ti chiedi questo. poi questa cosa nel Sì, libro. uscirà un libro tipo questo con. I Si 12 chiamerà luoghi comuni di Daniela. Lacan va nell'umido. Si chiamerà così. Esatto. Apprezziamo sicuramente la simpatia di Daniela. Se avete mai usato Tinder, voi? Eccolo, ecco, vediamo, L'imposto possiamo giusto. coinvolgere questi ragazzi. Vi Lo siete stiamo conosciuti tramite facendo. Tinder? Siete amici o No, siamo amici. siete Ok. amici? Quindi vedete, qui Perché c'è la stiamo scrittrice di parlando di questo questo libro libro. che parla di Tinder, Bravo, autopromuoviti, quindi. visto che tu sei una comedian, quindi. Quindi ho scritto questo libro che parla appunto della mia esperienza su Tinder e il titolo è Raccolta dei miei disastri sentimentali, quindi potete capire che non è stata proprio un'esperienza di Posso immaginare. successo. Peccato che siete Possiamo arrivati immaginare. tardi, Però dopo io ti oltre direi una 40 cosa, minuti. perché non vai un secondo lì e fai tu La una facciamo. domanda? Fai Ma tu no, una ma domanda? senza che No, vengono qui. poverino. Dai, non li Almeno. mettere in No, non imbarazzo, li teniamo Beatrice. No, in no, dai. mezzo. Se Puoi dire va. la tua su Tinder. Ma no, ma No, no. non li mettiamo in mezzo, non li Non te lo puoi imbarazziamo anche mettere. per. Guarda, Forse non sono il vi migliore. faccio una foto io, così almeno avrete un ricordo. Poi se Beatrice volete mette in tagliare anche le imbarazzo, ecco, vedi, copie, Beatrice mette in imbarazzo le persone e firmerà perdiamo anche le proprio copie e lascerà visualizzazioni, anche le che non è. esatto. Mi fa negativa la tua esperienza. No, No, ma servono, sono esperienze non che è stata aspettano. negativa. Però Però, no, assolutamente, ma in realtà non è infatti. stata secondo me un'esperienza negativa perché è arrivata poi a un percorso suo personale Sì. grazie a No, è una stata sorta di fondamentale, autoanalisi. senza adesso non starei così Ma io non bene, conosco nessuno per cui Tinder abbia effettivamente funzionato.
personale, quindi a livello Davvero? relazionale, quindi No, io conosco anche persone che stanno insieme, che convivono, sono quindi stati. anche tu Sì, conosci? anzi, sono dei miei amici che Stati si più sono conosciuti fortunati. Vedi? tramite Tinder e sono Anche felicissimi. io conosco delle coppie che sono Io ho felici. conosciuto delle persone che si sono conosciute tramite Tinder, ma poi sono diventate amiche. Tipo Ah, io stesso sono diventata vedi? amica con. Però ragazzi, forse conosco persone sbagliate. Vedi, Questo Paolo. è uno Anche dei tu, infatti, problemi delle probabilmente ti situazioni. relazionerai con le persone Probabilmente. sbagliate E come ha l'avete fatto Daniela, come ha disinstallato o ce fatto l'avete io. ancora? L'ho disinstallato da L'avete poco, Paolo, disinstallato. parecchio tempo. Vedi? Perché secondo me adesso magari è usato in maniera diversa, non so, boh. Oppure magari quelli della nostra generazione sono accoppiati o sono depressi, quindi. Probabilmente, ma poi perché lo usano soltanto per un fine, magari i ragazzi lo usano, come Per un dice lei, altro, anche lo per fare stesso fine, sì. amicizia. Ah, sì. A differenza dei trentenni suonati che invece pensano soltanto una cosa, sicuramente anche i ragazzi, Però assolutamente, secondo me però c'è stata un'impennata nel lockdown, perché probabilmente la gente aveva bisogno di parlare e quindi ma già chattare con sicuramente ha accorciato sconosciuti. le distanze Io in qualche stesso l'ho modo. scaricata. Hai visto? No, ma non perché volevo trovare qualcuno, perché avevo dato la possibilità di fare il giro del mondo, tipo con il passaporto. È Però stavo vero? cercando disperatamente qualcuno con cui parlare in inglese. Vedi? Veramente, in maniera La scusa. disperata. Scherzo. No, te No, lo però è qualsiasi vero, No, non è vero. Tinder Io avrei serve fatto la anche stessa cosa per come. parlare Molto, ma mia nonna portoghese. ne parlava Non ci ho in inglese, pensato. per quanto era discreta, quindi ci ho provato. Non ha funzionato perché probabilmente l'hanno Cioè, non sviluppato hai in fatto isola match con proprio. persone No, da. non funzionava proprio, funzionava male, quindi ho detto, vabbè, è troppo impegno. Fammi E così. quindi Vabbè, è andata Daniela, male vuoi anche a aggiungere te, un insomma, su passaggio? Tinder. Visto che loro ci sono, ti Se sta volete vi mettendo lì. leggo solo questo passaggio breve sui motivi per cui le donne e gli uomini si È iscrivono a un po' Tinder. maschi contro femmine, Sì. qualche passaggio il Dai, libro, no? Lo velocemente, possiamo proprio dire. breve. Le donne si iscrivono su Tinder principalmente per i seguenti motivi, che elencherò in ordine sparso e non di importanza. 1. Sentirsi carine e ricevere like. 2. Trovare un uomo con cui iniziare una frequentazione e magari anche una relazione. 3. In caso di fighe fotoniche, accumulare follower sui vari profili social. Tinder è un uomo perfetto che porta dritto a Instagram, Twitter e Facebook. Scopare, magari tradire il fidanzato che ormai le annoia un po', ma che non lasciano perché in fondo le conviene. Gli uomini, invece, si iscrivono su Tinder principalmente per le seguenti ragioni che elencherò in ordine sparso e non di importanza. 1. Scopare. 2. Scopare. 3. Fare sexting. 4. Scopare. Concordate? Guarda, anche per trovare le cose di fighe fotoniche su Instagram, perché magari Ah, essendo perché su gli Instagram è un sfuggono. po' Però più lento, quindi lo trovi Ah, su beh. Tinder. Sorge una domanda. Allora, tu come mai l'hai scaricato? Vero, era il Sei pezzo arrivato dopo. tardi. Più che altro sei arrivato tardi perché abbiamo fatto questa Era proprio il conversazione, però Daniela penso pezzo dopo. che sia ben felice di. Era il pezzo dopo, dicevo, 1. Risentirmi scopabile. 2. Avere qualcuno con cui parlare e sfogarmi nel periodo più confuso della mia vita. 3. Giocare a Indovina chi è su Tinder, perché lì è un gioco, no? L'avete fatto Sì. anche perché c'erano colleghi, amici, eh? 4. Dimenticare Marcello, e poi dovete finire, dovete leggere il libro, perché poi Dimenticare Marcello è sbagliato, è secondo sbagliato. me. Infatti, il Infatti. capitolo dopo è su E lo quello. vedi, Sono la devi sbagliate. leggere a La questo punto. seguente. Capitolo dopo è su quello, esatto. Grazie a Grazie a voi voi. per la Grazie. partecipazione. E se poi volete, poi troverete le copie firmate, Sì, mandemi lascerò dei messaggi sì. segreti Sì. del tutte Grazie le copie. mille. Un po' di fretta, però ci è interessato. Quindi, Grazie a voi. grazie mille. Ciao. Grazie, ciao. Il bello della diretta. Esatto. Beh. Beatrice voleva mettere sul Abbiamo patibolo fatto i un ragazzi, video. Abbiamo poverini, fatto però, un video, lo potrete insomma, alla fine vedere. li pubblicherà. Mi dispiace per Noi loro. siamo in Hai diretta, chiesto il sono stati consenso? molto Se volevano carini essere per essersi. pubblicati? Grazie. Perché se no, Erano con la sì, mascherina, capite. ormai siamo tutti Esatto, con siamo la mascherina, quasi non siamo riconoscibili, infatti. riconoscibili. Quindi forse dovrebbero cambiare pure anche il decreto della privacy. Bene. Bene, Daniela, io direi che possiamo cominciare col firmacopie. Comincerei col mio, con la mia copia. Poi, Ok. ripeto, se qualcuno si trova in questo momento nei pressi di Termini. Questa è la mia copia. Sì, che c'è il segnalibro della mia amica. Che vi consiglio come lettura estiva, sicuramente ne vale la pena, proprio perché comunque
È un libro che si legge facilmente, è scherzoso, ironico e non ve ne pentirete, a parer mio. Poi ovviamente ognuno ha il proprio giudizio, però io ve lo consiglio. Non perché c'è Daniela, gliel'ho detto anche in privato, ho detto non perché c'è siete, perché altrimenti non avrei mai accettato, insomma, di presentarlo. Quindi, se non ci sono domande, insomma, in diretta, io saluterei tutti Ringraziamo e ringraziamo un po' tutti. tutti quelli che ci hanno Sì. E seguito. E se qui troverete volete, delle copie con dei esatto. messaggi segreti, saggi consigli nelle dediche. Quindi. Sì, anche perché non so se ci avete seguito su Instagram, se non sbaglio l'avete pubblicato su Instagram, la storia in cui annunciavi già Sì. una piccola anticipazione del tipo di dediche Di che farà. dediche che farò, Se sì. volete lo potete acquistare anche sul nostro sito www.boribooks.com, le copie autografate appunto di Daniela, anche con un piccolo sconto, perciò secondo me ne vale la pena. Ha un valore aggiunto, secondo me, avere una firma dell'autore che ha scritto il libro. Vi ringraziamo e buone letture. Grazie a tutti. Ciao.